Intrecciata una corona di spine, gliela posero sul capo, con una canna nella destra. Poi, mentre gli si inginocchiavano davanti, lo schernivano: Salve, re dei Giudei! E sputandogli addosso, gli tossero di mano la canna e lo percotevano sul capo. Dopo averlo così schernito, lo spogliarono del mantello, gli misero indosso i suoi vestiti e lo portarono via per crocifiggerlo. Nella passione di Cristo si è scatenato l'odio, il nostro odio, l'odio di tutta l'umanità. Nella passione di Cristo la nostra cattiveria ha reagito di fronte alla bontà. Il nostro orgoglio è esploso con irritazione di fronte all'umiltà. La nostra corruzione si è risentita di fronte alla splendente edilizia di Dio. E così noi siamo diventate la croce di Dio. Noi stoltamente ribelli, noi con i nostri assurdi peccati abbiamo costruito la croce della nostra inquietudine e della nostra infelicità. Abbiamo costruito la nostra punizione. Ma Dio prende la croce sulle sue spalle, la nostra croce, e ci sfida con la potenza del suo amore. Dio prende la croce, mistero insodabile di bontà, mistero di umiltà che ci fa vergognare di essere ancora orgogliosi. Preghiamo. Quando c'è da faticare, quando c'è da piangere, Signore, aiutami a portare la croce. quando devo fare ciò che non mi piace, Signore, aiutami a portare la croce. quando non vedo i risultati sperati. Signore, aiutami a portare la croce. Santa Madre de voi fate che le piace. Siamo impresse nel mio cuore. Quanto è triste, quanto afflitta quella donna benedetta. Madre dell'Altissimo. Gesù mio, condurre puni, come reo chi ti legò, sono stati i miei peccati. Gesù mio, perdona, pietà, sono stati i miei peccati. Gesù mio, perdona, pietà. Gesù mio, la bella faccia, chi crudele ti schiaffeggiò, sono stati i miei peccati. Gesù mio, perdona, pietà. Sono stati i miei peccati, Gesù mio, perdona.
chi spietato ti flagellò. Sono stati i miei peccati, Gesù mio, perdono, pietà. Sono stati i miei peccati, Gesù mio, perdono, Gesù mio, la nobile fronte, chi di spine ti coronò. Sono stati i miei peccati, Gesù mio, perdono, pietà. Sono stati i miei peccati, Gesù mio, perdono, pietà. Gesù mio, sulle tue spalle chi la croce ti caricò. Sono stati i miei peccati, Gesù mio, perdono, pietà. Sono stati i miei dolce bocca, chi di fiele t'amareggiò. Sono stati i miei peccati, Gesù mio, perdono, pietà. Sono stati i miei peccati, Gesù mio, perdono, pietà. Terza stazione, Gesù cade per la prima volta. Ti adoriamo Cristo e ti benediciamo. Dal libro del profeta Isaia. Eppure egli si è caricato delle nostre sofferenze, si è addossato ai nostri dolori, e noi lo giudicavamo castigato, percorso da Dio e umiliato. Egli è stato trafitto per i nostri delitti, schiacciato per le nostre iniquità. Il castigo che ci dà salvezza si è abbattuto su di lui. Per le sue piaghe noi siamo stati guariti. Noi tutti eravamo sperduti come un gregge. Ognuno di noi seguiva la sua strada. Il Signore fece ricadere su di lui l'iniquità di noi tutti. Meditiamo. Secondo il pensiero umano, Dio non può cadere, e invece cade. Perché? Non può essere un segno di debolezza, ma soltanto un segno d'amore, un messaggio d'amore per noi. Cadendo sotto il peso della croce, Gesù ci ricorda che il peccato pesa, il peccato abbassa e distrugge, il peccato punisce e fa male. Per questo il peccato è male, ma Dio ci ama e vuole il nostro bene, e l'amore lo spinge a gridare ai sordi, a noi che non vogliamo sentire. Uscite dal peccato, perché vi fa male. Vi toglie la pace e la gioia, vi stacca dalla vita e fa seccare dentro di voi la sorgente della libertà e della dignità. Uscite, uscite. Preghiamo. Sotto il peso del dolore Gesù cade a terra, ma si rialza subito. Preghiamo dicendo: Gesù, aiutami a rialzarmi. Quando sono stanco e triste, quando non ho voglia di compiere i miei doveri, quando provo rabbia,
quando una brutta notizia o una disgrazia ci butta a terra. Santa Madre de voi fate che